Namaste, io sono Easter Brave e bentornati al terzo episodio di Orwell su quello che si chiama Unperson. Tra l'altro notavo come tutti i titoli finora erano pezzi del libro 1984. Uno è proprio la prima frase, gli orologi scoccavano le 13, segnavano l'una, insomma questa traduzione che è stata fatta più volte. E l'altro è un altro pezzo all'interno del libro, scusate, non del film. E quindi insomma si vede che c'è parecchie citazioni. L'eroe ritorna perché abbiamo sventato un attentato, se vi ricordate, dall'ultima volta. E adesso dobbiamo indagare su Nina. Chi sarà Nina? Cosa ha a che fare con l'organizzazione Pensiero? Insomma, scopriremo tutto nell'episodio di oggi oppure nei prossimi episodi. L'eroe ritorna, ti meriti tutto quanto tu, visto che almeno per me sei il migliore. Non sarà mai pubblico perché sennò vediamo cosa scrive il, sennò chissà cosa scriverà i giornali. Il personaggio di Nina sembra essere l'ultimo membro di Pensiero di cui non abbiamo ancora informazioni concrete. Visto che è lei quella che ha pianificato la protesta al Circle Mall e probabilmente c'entra quella che ha messo la bomba lì, vediamo di capire chi e perché ha fatto questo. La sua posizione rispetto alla legge ci ha dato ancora più ragione, quindi ha un movente effettivamente. Quindi focalizziamoci meglio su Nina, ma comunque teniamo conto anche degli altri. Quindi Nina è il nostro sospettato numero uno in questo momento, non sappiamo ancora chi sia e se si chiama effettivamente Nina. Nelle headlines, allora, come documenti vedo che c'è subito un headlines da guardare, che con la breaking news tra l'altro. Intanto vediamo cosa ci vengono detti. Movie release che parla della, vabbè, un film che sta per uscire, e c'è il poster appunto di questo film che abbiamo visto qualche giorno fa. Queste sono tutte informazioni che non mi interessano. Signor Harrison O'Donnell oggi ha pubblicato un articolo in cui dice appunto questa cosa qua è condemned the bottom in the last weeks, no article blah blah blah. Ok, questa è praticamente, sta dicendo che si aggiunge al fatto che ha previsto l'assalto. Appunto ha giustificato la propria cosa, quindi sappiamo che non può essere stato lui, o comunque potrebbe averci a che fare, comunque teniamolo. Però appunto, visto che l'ha sottolineato, mi sembra un po' strano che abbia sottolineato questa cosa, quindi forse si sta tradendo con queste informazioni. Quindi bisogna a favore del meccanismo di sicurezza e chiede alle persone di aver cura della propria sicurezza. È abbastanza socialista come pensiero, comunque molto sul sociale. Ma vabbè, intanto sembra essere tornato buono questo Harrison per quello che ha scritto sul giornale, ma tenete conto che l'ha scritto sul giornale, quindi non è detto che sia la verità, ma semplicemente vuol farsi bello con il pubblico. Quindi la catastrofe è stata evitata al centro commerciale. La terza cosa non c'è stata. Catherine Delacroix, che è sempre la segretaria di Stato, la segretaria anzi della sicurezza, ha fatto una conferenza spiegando l'accaduto. E questa è la breaking news, insomma, che abbiamo letto. Aiuto. Conferenza che ho letto recentemente, scusatemi. Andiamo a sentire un messaggino. Minore di 3, una persona sconosciuta che probabilmente è sempre, no, è Marca, questa è un'altra persona ancora, quindi non è il personaggio che conosciamo, ma a quanto pare c'è anche questa persona qua che si chiama Marca, che è un'altra persona ancora. Ho dimenticato di ricaricare il mio telefono, a quanto pare gli manda i cuoricini, quindi potrebbe essere un'amica, anche una, sì, fidanzata, dice ti amo alla fine, quindi Nina, I think, quindi lei. Sappiamo che Nina si oppone alla safety bill, che è appunto la legge che è stata approvata per quel discorso lì, e lei la conosce, quindi forse possiamo arrivare a Nina tramite questa Marca qui.
Perché qualcuno dovrebbe opporsi alla legge sulla sicurezza? Ci ha portato ad avere il rate minimo di crimini, o forse di sempre. Io e te abbiamo un lavoro grazie a quella legge, quindi è la legge che ha fatto installare Orwell nel sistema. L'unica ragione per non sopportare è avere un passato oscuro. Vediamo che tipo di passato. Con la situazione che si sta scaldando, sembra che ci sia qualcuno di molto vicino. Ci serve un esame preciso. Prima, un background concreto. Chi è lei? Secondo, che movente aveva? Cosa vuole? E perché? E dov'era al tempo del bombardamento, insomma, del bombing, dell'esplosione? Quindi dobbiamo cercare di capire chi è. Da dove viene, se ha un possibile movente e dov'era con le sue alibi. Andiamo a vedere cosa scrive l'articolo 6 che possiamo vedere. War of Indifference, scritto proprio da lei. Quindi per adesso questa è la sua immagine, questo uno con il teschio. Per adesso non abbiamo null'altro. Magari andiamo a vedere. Esatto, sappiamo l'account UTEL, quindi questo ci darà qualche informazione in più. Che c'è scritto e poi che cos'altro scrive? Qua c'è una foto della protesta, si può vedere qualcuno conosciuto? Non vedo tanta gente conosciuta, a dire il vero, tra questi, a meno che lui non sia proprio il nostro amichetto. A quanto pare non vogliono le telecamere perché appunto ce l'hanno con questa cosa qua. E questo appunto è un articolo del 2015 in quello che è la protesta che c'è stata. Probabilmente è lei, Nina. Comunque è in mezzo a questa foto, potrebbe essere lei che è la bionda. Quello che scrive Goldfels dice: francamente sono in shock, sono rimasto scioccato dopo aver sentito degli eventi del centro commerciale. Quindi Nina voleva impaurire con la protesta, quindi attenzione, perché è abbastanza violenta. Mi sa che lei ha fatto qualcosa che non doveva fare. Infatti, is convincing them. Questo lo sta dicendo lei. Quindi questa è una giustificazione, cioè è la stessa informazione che c'è qua. Lei ha detto, lui praticamente sta condannando le azioni e lei invece sta dicendo no, è così che bisogna fare. Quindi c'è qualcosa che non vale. Esatto, una cosa che abbiamo cominciato a imparare è che il nostro Abraham Goldfels dice che non si bisogna usare la violenza, mentre a quanto pare questa Nina vuole a tutti i costi usarla. Intended to scare the visitors. Adesso Hancock risponde. E cosa dice Hancock? Il nostro Harrison dice: got a little bit carried away by the euphoria. Ok, quindi lui sta dicendo che abbiamo fatto un po' di casino noi e lui appunto è un po' debole di spirito, quindi forse è stato manipolato per dire questa cosa, questo lo inseriamo su di lui. Quindi sembra che Nina sia la manipolatrice in questo caso. E continuiamo ad andare avanti. Vabbè, intanto abbiamo qualche informazione nuova su chi può essere il mandante o chi può avere, insomma, cominciato tutto questo casino. Adesso abbiamo possibilità di ascoltare quello che dice Nina. Prima vediamo la risposta di Harrison. Ehi, piccola! Quindi a quanto pare sta con lui. Sembra che lui voglia stare via questo sabato, teniamolo qua. Così sappiamo. Ha un alibi, insomma, per sabato. Per stasera. Che oggi è sabato, effettivamente, nel gioco. Qui abbiamo. Ah, questo mi aggiorna la relazione. Quindi stava con Juliet e adesso sta con una ragazza che si chiama Marca, che è quella con cui si sta scrivendo. E quindi anche Marca ce la teniamo, insomma. C'è questa Marca nel gruppo. A quanto pare, anything will set me off, angry outburst Nina. E questo è il fatto che Nina è molto molto arrabbiata e si arrabbia molto facilmente. Quindi a quanto pare lei è abbastanza irascibile e inoltre partner in crime.
So to speak, that's it. Partner in crime, nel senso che facevano le cose insieme, ma è un modo di dire in realtà, non è che per forza hanno commesso. Sì, esatto. Siamo compagni di crimine, ma non è che per forza hanno fatto crimine. Cioè, si dice anche in generale. Comunque, vediamo un po' Nina con chi va a parlare. Con Silv. Ehi Nina, chi è Silv? Ehi Nina, want to ask if, va tutto bene? Sì, non preoccuparti, sto avendo un ottimo bel tempo, insomma. Diventare il Saturday. Come stai? Abbastanza male. Tutto pare Nina non sta bene. Mi dispiace dirlo. Odio dirlo, ma non nascondermi le cose. Sto bene, sta dicendo lei. Sembra molto molto triste. Sembri sempre molto triste. Quindi a quanto pare non è tanto normale questa persona. Niente di cui preoccuparti. Any new on the law front? Hai trovato qualcuno? No. Solo qualcuno sul portale Singular, questo lo teniamo, quindi vuol dire che è iscritta al portale Singular, che è un sito, quindi forse ci arriviamo tramite lì. Quindi lei è iscritta a una specie di Tinder e possiamo andare nel suo account Tinder, insomma. Quindi sta parlando del fatto che lei ha bisogno di qualcuno. Devo andare a lavoro. Grazie Silve, ti chiamo dopo. Ok, abbiamo questa cosa nuova che possiamo andare a vedere sul suo account, allora, su Singular, che è più o meno, sì, un sito di incontri, sembra. Vediamo di andare al profilo. E lei è Nina. Ok, è bionda. Possiamo sapere che è alta 1,85. È altissima per essere una donna, mi sembra. È atletica. È etero, ma non mi interessa tanto che sia etero. È nata nell'ottobre dell'85. E abita a Bonton Fairview Area, quindi sempre nella stessa zona. Gli interessano i maschi, qua ci sono insomma alcune cose, le piacciono i Beatles, non le piacciono most movies, candlelight dinner, so don't even bother with that. Questa è abbastanza aggressiva come ragazza, perché dice semplicemente non mi piacciono le cene a lume di candela, non provateci neanche, cioè abbastanza tostina. E questi sono i profili che l'hanno visitata recentemente. Abbiamo intanto un volto a questa ragazza, che non è male. Il profilo, le tue opinioni, vediamo cosa dicono le opinioni. Effettivamente io sono loggato come se fossi io concerned. Financial stability, quindi una delle cose che vuole è la stabilità finanziaria, quindi vuol dire che non ha un lavoro fisso forse. Ok, perché appunto se lo scrivi qua in un test su un sito mi sembra un po' così. E a quanto ti interessa la politica? Abbastanza, cioè quite a bit vuol dire abbastanza, quindi è un'altra attivista politica in qualche maniera. E ok, domande assurde non le piacciono, quindi va bene così. E le tue conversazioni? Allora, con chi ha parlato recentemente? Con Pretender 80, con Super Randy e con Wise Sam. Queste sono le conversazioni recenti che ha fatto. Le sta dicendo biondina, tipo hey blondie, e lei dice biondina davvero? Non mi ricordo nessuno che mi ha chiamato biondina, a meno che non fosse I'm a native child, ah, un figlio degli anni 80, quindi tutte queste cose qua. Ma White Sam che gli scrive ok, che a quanto pare lui, ok, lui gli ha chiesto delle foto e lei ha semplicemente detto no. Qua uno che ci ha provato in modo disgustoso e gli ha risposto su, è una trentenne che appunto si è presa dell'arrogante puttana. Invece questo che ha scritto tutto quanto un poema, lui gli ha risposto in maniera gentile e le ha dato il nome. Si chiama Molly Schwartz, Nina, a quanto pare. Quindi si chiama Molly. O forse si chiama. No, però in teoria i suoi amici che la chiamano Nina
Forse Molly Schwartz non è il suo nome allora. Ha un alias, quindi non è cambiato qua sopra. Sappiamo che ha dato un nome falso, ma perché dare un nome falso a qualcuno? Beh, sei online, quindi... Quindi ha un lavoro temporaneo. Ha un lavoro temporaneo. E tra l'altro... Tra l'altro stanno parlando e quando lei parla di suo figlio, quell'altro chiude la conversazione perché ha un figlio che si chiama Michael. Quindi questa è una ragazza dell'85, quindi vuol dire che ha 30 anni, 32 anni. E non ha una stabilità finanziaria, quindi probabilmente è una mamma single che fa un po' fatica e immagino che sia anche abbastanza arrabbiata. Da questo che da questo fatto che è abbastanza arrabbiata e cerca lavoro spesso, mi sa che la troviamo su Molly Schwartz. Molly Schwartz, c'è il suo account, quindi lei ha un account qui per trovare lavoro. Quindi sappiamo che appunto ha questo account per trovare lavoro. Adesso andiamo a capire che tipo di personaggio è. Allora, intanto andiamo un attimo sulla home. Qua vabbè, c'è servizi amministrativi. No, andiamo sul mio profilo. Allora, a quanto pare è una gran lavoratrice, perché 4,5 su 5 non è male come cosa. Queste sono le varie cose che sa fare. Sono tutti i lavori di manutenzione, di cameriera, sì, giardinaggio, cameriera, eccetera, eccetera. E possiamo sapere... Ok, qua vengono segnate i 1200 lavori che ha fatto. Wow. Le 6000 ore che sta lavorando. Insomma, è un sistema abbastanza interessante. Quando può lavorare, cioè può lavorare anche per lunghi turni, durante la notte, nei weekend, può lavorare comunque dovunque. E giustamente sta lavorando nei weekend come noi, perché effettivamente noi stiamo questo episodio si svolge il sabato. E quindi è una mamma singola che ha qualche problema. $8 all'ora. Qua c'è scritto l'indirizzo completo, che però va in conflitto con qualcosa, quindi attenzione. Però questa è una mail, quindi puoi spedire, ma se lei ha dato un nome falso probabilmente ha dato anche un indirizzo di posta falso, quindi probabilmente non abita qua. Però abbiamo una mail che funziona, quindi possiamo andare a controllare questa mail dopo. Vabbè, vedendo i lavori recenti che ha fatto, appena il primo ministro se ne va il tempo diventa ancora più schifoso. Ok, allora ha lavorato il 13, ha fatto più lavori, però c'è qualcosa che va in conflitto, perché adesso scopriremo. Allora, ha fatto un lavoro il 13, oggi è il 15. Tanto qua c'è scritto appunto che come si chiama, Blaine, ha cominciato a piovere perché Blaine, che sarebbe il primo ministro, è andato a Triflet per fare un meeting, insomma, con il presidente Cassart. Quindi a quanto pare quello era il commento che ha fatto il nostro amico. E possiamo leggere meglio l'articolo? Sì, non credo sia cambiato niente da questo punto di vista qua. E quindi andiamo un attimo, torniamo un attimo dove eravamo. Questa l'abbiamo vista, c'è la examination result che possiamo vedere un attimo. Stavo leggendo cosa prima? Stavo leggendo i lavori che ha fatto. Allora, ha lavorato il 13, ha lavorato il 12, ha lavorato l'11, 5 di 5, 5 di 5, 5 di 5 per Bonton City Cleaning e per Fixit. Quindi ha fatto per diverse compagnie, ha lavorato un pochino, però non ha lavorato il 14 e il 15. Ieri che c'è stato tutto quel casino, in teoria non ha lavorato. Vabbè, abbiamo questa cosa nuova. Gli esami, allora, dottore, l'ufficio del dottor White per Nina Maternova, ecco come si chiama. Quindi abbiamo un nome e un cognome, e questo è il nome ufficiale, deve essere il nome ufficiale perché sta parlando con un dottore. Ha la cartella clinica numero 198, eccetera eccetera. Quindi a quanto pare la signorina Adelaide Ferguson le manda questa mail dicendo che non abbiamo trovato malattie patologiche, eccetera, quindi è in osservazione. Andiamo a vedere la sua cartella clinica, allora. Allora, la sua cartella clinica ci dice che è nata il 7 ottobre 85, giusto in più. Questa andava in conflitto con quell'altra. Sì,
Quindi questa la possiamo spegnere e possiamo andare a aggiungere questo indirizzo, che è quello giusto. Ok, abbiamo un indirizzo giusto. Intanto c'è un messaggio che ci è arrivato, adesso vedremo di sistemare. Vediamo che problemi ha avuto. Allora, ha avuto un problema alla gamba. Quindi ha avuto un problema alla gamba quando? L'ha avuto il 4 aprile. Ha avuto un problema alla gamba ha una ferita alla gamba sinistra. Ok, quindi sappiamo questa cosa in più. Non si sa mai, magari zoppi o qualcosa del genere. E questa va in conflitto con 800 cose, perché quello che c'è scritto è: lei ha il 4 aprile ha fatto questo incidente, e quello che le consiglia il medico è di non fare attività, ma lei ha lavorato lo stesso. Quindi ho lavorato, e tra l'altro ha preso 5, quindi o sta lavorando comunque perché ha bisogno di soldi, oppure aveva la malattia e quindi non poteva lavorare, quindi sul profilo è scritto tutte balle. Questa la teniamo ancora in sospeso, perché potrebbe essere una o l'altra. Intanto vediamo cosa c'è nella mail. In questo caso è una telefonata di Juliet. Vediamo che cosa dice, a chi soprattutto sta parlando. È qualcuno che sta chiamando Juliet. Vediamo. Beh, solita cosa di lavoro. Ehi, Julbug. Ok, Julbug è un altro nomignolo. June, ok, è la sorella che la sta chiamando. Tiriamoci Julbug, che non si sa mai come nickname. Scusate, allora, tanto sta lavorando anche di sabato, Juliet. June è la sorella, ma l'avevamo già visto, insomma, che si chiamano tutti con i mesi dell'anno più o meno le persone. Se non sbaglio si è aggiunto anche la cosa di June adesso, eccolo qua. E niente, sta facendo una chit chat con lei, niente di speciale, semplicemente gli ha detto: ti ho chiamato al lavoro, pensavo non lavorassi, invece sto lavorando. Scusate, ma la tosse non passerà ancora per un po' di tempo, vi chiedo di sopportarla e di mettere un mi piace per supportare, un mi piace uguale una preghiera per la pronta guarigione di Ace Brave. Ok, ha avuto un anno difficile, va bene, probabilmente si è lasciata col tizio all'inizio dell'anno. Esatto, io e Symes la pensiamo uguale. Quindi ha un problema con i genitori, anche lei ha un problema con i genitori, ok. Quindi hanno un po' tutti i problemi con i genitori, anche lei ha problemi con i genitori, come ce le aveva Cassandra. Pian piano cominciamo, stiamo facendo un attimo una tangente su Juliet, ma poi torniamo su Nina, che è il nostro obiettivo principale per la giornata. Tanto cerchiamo di capire. Beh, non stanno dicendo granché in realtà in questo momento. Io vi faccio la traduzione, non di tutto, perché sarebbe veramente un casino. Però appunto qua semplicemente si stanno dicendo sono due sorelle che si parlano, che fanno un po' di chat. E in questo caso Juliet le sta dicendo: grazie perché mi ha chiamato, sono molto contenta, eccetera. Ci vediamo, ciao. Ok, quindi questa non è niente male come conversazione. Abbiamo qualche informazione in più, ma poco in realtà. Questa conversazione non credo sia finita qua, però. Qua sta ancora andando. Non so se effettivamente si diranno ancora qualcosa. Ah no, ok, deve semplicemente arrivare alla fine di questa, perché è durato 2 minuti e 10. Adesso dovrebbe proprio stopparsi. Sì, esatto. Giusto per conferma. Ok, eravamo tornati qua. Abbiamo visto quella che è il problema, insomma, che ha avuto la gamba prima. Ma qua sotto c'è un previous. Stessi dati. A quanto pare c'è un problema alla pancia. Questo nel giugno del 2015. Sembra vomitare, avere nausea a digerire. È una gastroenterite e le hanno prescritto questa cosa. E qua invece aveva problemi alle gambe e alle braccia, ed è ipervigile ed è unrest, quindi ha problemi a sì, non lei però, Nida, ha problemi a questa è una cosa molto brutta, il fatto che non riesce a dormire, insomma, che sei quasi in paranoia, appunto, come c'è scritto. Ed è 3 anni che ha questa cosa, quindi probabilmente c'è qualcosa di più profondo dietro questa cosa.
cosa è successo 3 anni prima? 3 anni prima del 2014. Cosa è successo nel 2011? Stiamo andando sempre più indietro. E il la paziente tende a reagire aggressivamente mentre si sente confrontata o messa alla prova. Probabilmente ha la PTSD, che non mi ricordo, è Post Traumatic Stress Disorder. Ok, sì. Ogni tanto mi vengono in mente questi acronimi, ed è lo stress che hanno i soldati dopo aver fatto la guerra, praticamente. Lo stress post-traumatico, disordine da stress post-traumatico, credo sia in italiano. Comunque, questa è una cosa interessante. Perché ha la PTSD lei? Perché ha la PTSD? Capiremo perché ha la PTSD da qualche parte. C'è qualche altra conversazione? Per adesso sembrerebbe di no. Quindi stiamo un po' brancolando nel buio per adesso. Però la cosa interessante, che forse è quella che mi porterà avanti, è proprio scegliere se ha fatto questa o l'altra. Ma in teoria, vedendo le sue conversazioni, la conversazione che ha fatto con Silv, come va? Ha parlato solo. Non ha parlato di lavoro, no? Still shitty. Come ti senti? Sempre male, quindi sta ancora male. One in about, blah blah blah, early today, only idiots, don't know, John among my so much crap. Quindi lei sta con John. Mi salvo da sola. Quindi sta cercando di fare veramente tutto da sola. Allora, dobbiamo mettere o questa qua oppure quella che sta da questa parte. Qua nel profilo non abbiamo messo che è eterosessuale, ma questa non mi interessa, quindi disabilitiamola, così come questa, così come questa. E sto cercando, appunto, qua vedete che ci sono queste che mi dicono più o meno le varie cose che posso ancora guardare. Vedete, ad esempio, qua c'è, adesso devo scegliere se inserire questa informazione o questa informazione qua. In teoria ha lavorato in molti lavori, secondo me. Mi sa che c'è, perché questi sono i lavori che lo scrivono, non è lei che lo scrive. E se il medico le prescrive una cosa, lei non è che deve stare a casa per forza, può anche decidere di fare lavori, probabilmente aveva bisogno di soldi, quindi e quindi questa cosa probabilmente c'entra con, potrebbe avere un alibi o meno. Quindi abbiamo deciso di fare questo. Questo ha sbloccato una chat, la chat con iniziato. Chi è iniziato? Toc toc. Oh, è l'hacker questo che scrive toc toc. Punto di domanda. Dovresti dire chi è? Non sono nel momento, chiamiamolo così, non sono nell'umore di dire degli scherzi di questo tipo. Ok, lui si chiama Iniziato. È in contatto con una persona che si fa chiamare Iniziato. Chi è Iniziato? Sembrerebbe l'hacker. Quindi potrebbe essere questo hacker. Lo inseriamo pure, lo profiliamo pure. Ci conosciamo? Ah, giustamente, lui aveva, l'hacker aveva detto, ci aveva provato con Hancock e poi ha detto no, con te non funziona, vado a cercare qualcun altro, e probabilmente è venuto da Nina. Ok, quindi sappiamo che ci ha provato, e quindi mi chiamo Iniziato, ci conosciamo. Is someone who knows you better than you know yourself, sweetie. Ah, ok, sembra uno di Singular. No, non sono uno di Singular, e lei l'ha bloccato. C'è un'altra chat, nonostante l'abbia bloccato lui riesce ancora a scriverle. Quindi sì, è l'hacker, perché riesce a fare queste cose. Vattene via, the duck. Poi si è corretta, ha scritto fuck, giustamente. Ok, sentimi un attimo, ascoltami un attimo e poi me ne andrò, non mi interessa cosa hai da dire. Quindi tu e la tua piccola banda di casinisti, ah ok, siete una banda di casinisti e mi piace veramente. Il governo, anche Iniziato ha qualcosa contro il governo, quindi anche lui è un hacker. Ok, ma far saltare la gente non è, è il piano sbagliato.
Ah, quindi lui che è l'hacker ha detto che l'attentato è una cosa sbagliata e le ha detto stronzate, come pensi che sia stato uno di noi? Diciamo che vi guardo da un po' di tempo. Le bombe al Bonton sono state messe da una posse di ricercate di fuorilegge. Ok, quindi vabbè. Ah, lo sta minacciando, giustamente, la sta minacciando, non è niente. Ok. Ok, vede di fare un altro tentativo di hackeraggio, segnaliamolo sta cosa. Possiamo dirlo ai ragazzi dell'IT per bloccarlo eventualmente. Non mi interessa, aspetta, 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 probabilmente adesso non ci riesce perché abbiamo avvisato i ragazzi. Perché questa cosa qua io potevo anche non prenderla e probabilmente ci sarebbe riuscito. Avete un bel firewall, ragazzi. Sarebbe un peccato se io riuscissi a bypassarlo. Puoi stare zitto. E si sta incazzando molto facilmente questa Nina. L'ho quasi fatta. Ci sta provando, solo ancora un secondo. Cosa? Oh cazzo. Hanno rinforzato un grandissimo loophole ed è sparito. È come se qualcuno le avesse avvisate. Le ho avvisate io. Ok, addio, è iniziato. Iniziativa, è iniziato. E aspetta, ti spammerò per il resto dei giorni se non mi rispondi alla domanda. Mi vuoi lasciare in pace? Mi hai detto che non eri coinvolta negli assalti. Non lo sono. Pensi che qualcun altro sia coinvolto? Quella banda di disadattati? Mai. Harrison era l'unico che poteva fare qualcosa, quindi probabilmente è lui. Che è abbastanza pazzo da farlo, probabilmente. Ah, ok, questo è una cosa interessante. Lo segniamo, adesso ve lo spiego. Praticamente Harrison voleva invitare Cassandra perché Cassandra è la figlia di gente ricca e quindi voleva portare soldi dentro il movimento in sostanza. Esatto, un'altra cosa interessante, altra notizia per Juliet che a quanto pare è molto brava ad organizzare le cose, infatti è lei che ha organizzato le proteste, a parte quella che è andata male che l'ha organizzata Nina. E questa. Questo segniamoci il PC di Nina, che potrebbe essere interessante. Perché lui giustamente l'hacker riesce a tirare fuori le informazioni e io le frego. Molto bene, adesso possiamo usare l'insider, che è il terzo strumento che adesso vedremo di utilizzare. Qua segniamoci anche questo, che lei sospetta che ci siano il governo dietro il bombardamento, che ovviamente non può essere dietro l'assalto. Ma appunto, lui ha tirato fuori il numero del computer e io posso accederci a questo numero. E quindi l'ha minacciata fino a quando lei appunto ha chiuso la sessione. Ma ci ha dato un'informazione molto fondamentale, che è quella di andare nell'insider. Quindi possiamo vedere direttamente sul suo desktop, perché è collegata. E vediamo un po' il suo desktop. Quindi, questo dovrebbe essere il suo figlio. C'è la cartella sistema, la cartella private e la cartella trash. Vediamo che cosa ha buttato via. Una richiesta di lavoro. Ha avuto una richiesta di lavoro per l'11 e il 12 aprile, che è quello che ha fatto effettivamente. Scusate, sì, l'11 aprile e il 12 aprile, nella Freedom Plaza però. Quindi a quanto pare lei è andata a lavorare, dovrebbe essere andata a lavorare quel giorno lì. E questa è una lettera, l'altra lettera è l'applicazione come meccanico col numero di telefono. Quindi teniamoci anche il numero di telefono che adesso possiamo spiare.
E poi abbiamo quella come housekeeper, ma questo non mi dà nient'altro se non di nuovo il numero di telefono. Ritorniamo sul desktop, nella cartella privato c'è la foto di Michael, questo è il figlio, questa è lei, che non sta bene, decisamente. Questo è molto interessante. Faceva parte dell'esercito, eccolo qua quel simbolo, questo è il simbolo di Concerned One. Era uno dell'esercito. È un ex soldato, per quello ha la PTSD. Perché è una di quelli che ha fatto qualcosa di molto brutto, probabilmente. Quindi sappiamo che era nell'esercito. E questa cosa ci dice qualcosa di molto interessante. Poi, vediamo il protocollo, cosa dice qua. Qualche informazione, questa è una conversazione tra lei e Desmo. E qua in fondo lei è molto verso il suo figlio. Quindi deve, giustamente è una madre single, è molto sul stare con il suo figlio. Non leggere, dentro non leggere, vediamo che cos'è. Ok, Desmo è Desmond. E a quanto pare era in una relazione, o è in una relazione con Desmond Schwartz. E lei però, esatto, Schwartz come il suo alias. Il suo alias è Holly Schwartz, se non sbaglio. Ma non è singolo adesso. Come fa, come, che cosa è successo a questo? Che probabilmente è il padre del bambino, tra l'altro. Italia North West Coast has been ok. Quindi sono andati a Genova, insomma, quella zona là. An apology and an offer. Ok, questo è Goldsfeld, di cui abbiamo l'indirizzo mail, quindi andiamo pure a inserirlo dentro qua. L'indirizzo ufficiale dell'università. Quindi possiamo spiare anche eventuale corrispondenza. E nearly blog post. Ok, quindi a quanto pare torniamo un attimo indietro. Un attimo, insider. Allora, qua si sentivano intanto. E quindi, appunto, Abram ha chiesto a Nina dell'aiuto, che è una cosa interessante perché li mette in collegamento tra di loro adesso. Assisterci per cosa? Quindi, che cosa c'ha sto Abram adesso? Abbiamo fatto tutto, no? Ci manca la cartella di sistema con la browser history, quindi che siti ha visto? Ha cercato le CCTV della Stelligan giovedì. Ok. È molto strano che lei abbia cercato proprio questo. Cercato le telecamere a circuito chiuso giovedì? Questa è la sua work history che abbiamo visto. Torniamo indietro qua. Il profilo suo su Concerned, Work Easy l'abbiamo visto. Insomma, queste cose qua le abbiamo viste. Quindi possiamo tornare indietro al reader. E cosa si è aggiornato adesso? Si è aggiornato il profilo questo. Credo di aver visto tutto in realtà su queste cose qua. Sì. Quindi andiamo a vedere allora quello che è la timeline e quella che è sull'esercito dopo. Allora, intanto vediamo la sua timeline. Di Harrison. Harrison cos'è che ha segnato come ultima cosa? Ha fatto un post oggi, pubblicizzando il suo articolo. E basta, non vedo niente di speciale in realtà in quello che ha scritto. Sì, non sembra niente di interessante. Andando a vedere invece cosa succede su un... Ok, sappiamo che lei è un sergente. Era un sergente. Era un sergente abbastanza tosto. Faceva parte del primo reggimento di ingegneri. Oddio, è una dinamitarda. Ha a che fare con gli esplosivi. Se è un ingegnere, probabilmente ha a che fare con gli esplosivi. Combat Engineer, eh sì.
ha ricevuto la medaglia al coraggio. Eh sì, ed è una che ha fatto. Ok, allora è partita nel 2005, si è specializzata in queste cose, ha preso la ed è stata disonorata nel 2011 con 3 mesi di reclusione per Forbidden Owl with voluntary return. Owl, cosa vuol dire? È stata disonorata dalla corte marziale nel 2011 quando gli sono successi i problemi, cioè quando ha avuto la PTSD e tutti quei problemi che sono durati 3 anni. Che punizione severa! È la stessa punizione che danno tutti quanti gli altri. È successo qualcos'altro di brutto? Owl with voluntary return. 3 months of crime for me, Owl with voluntary return. Non sappiamo che crimine ha commesso, perché sinceramente non so cosa voglia dire Owl in questo momento, ma mi sa che non è un crimine di così tanto respiro, insomma. La missione. Ok, qua finalmente vediamo una mappa di come è fatto questo mondo. C'è la nazione Parges, è questo che appunto è il confine tra le due. C'è Ustvakia, c'è Gentria, da questa parte probabilmente c'è Arstotzka, se continuiamo così, e le varie missioni. Quindi c'entra anche il governo. 2017. Quindi se vado indietro nel tempo, troviamo Schwarz Desmond. Ah, questi sono il Memorial, quindi sono i soldati che sono stati uccisi. Quindi Desmond, il suo moroso, è morto nel 2011. Ok. La storia si infittisce. È dura, sì. È dura, sì. Nel 2011, le missioni vennero pulite dall'attuale governo. Le missioni fatte nel 2011 vennero pulite dall'attuale governo. E quindi lei, appunto, è abbastanza motivazioni per odiare il governo. Il fatto che abbiano fatto queste missioni in cui è morta veramente tanta, cioè nel 2011 vedete che è morta più gente del solito, quindi non per dire che non è morta tanta gente, sono tantissimi questi nomi, però appunto quello che può succedere è proprio questo. Qui mi dà una descrizione delle varie cose. Allora, in che missione è stato impiegato il primo reggimento? È stato impiegato nella missione Gentrian Flood Aid. Quindi aiuti per l'inondazione della Gentria. Task Infrastructure Maintenance Gentrian Flood Aid Mission. Ma va in conflitto con qualcos'altro. Quindi lei o è qui oppure è stata mandata qua. Oh! Oh cazzo! Allora, di tutte le missioni, ci sono due missioni in cui può essere stata coinvolta: o negli aiuti umanitari per il controllo della diga, oppure per quella che è la missione di pace di Parges, in cui l'obiettivo era recuperare le mine. Esplosivi? Esplosivi? Pensi a quello che sto pensando? Anche tu che stai guardando, pensate a quello che sto pensando? Ne sa di esplosivi. Eh già, ne abbiamo abbastanza allora del suo background. Quindi sappiamo che ce l'aveva col governo. Sappiamo che molto probabilmente ha capacità di esplosivi, ha un passato travagliato, ha dei motivi. Adesso dobbiamo capire dove cavolo è e dove cavolo era quei giorni. Molto molto interessante, la trama si infittisce sempre sempre di più. Vediamo un po' un'altra chiamata con la sua amica Sylve. In questo caso è Sylve che la chiama e le dice: sì? Ehi, di nuovo Nina, sono Sylve, come va? Ti senti meglio? Sì, abbastanza. Penso di, dopo aver trascorso tutta la settimana a letto. Non è vero che ha trascorso tutta la settimana a letto? Vabbè, potrebbe andare in conflitto con qualcos'altro questo, perché effettivamente lavorava.
Ah, ok, Silve è la ragazza a cui ha dato Michael, suo figlio. Quindi l'ha dato perché è malata, invece non è malata a quanto pare, quindi probabilmente sta facendo qualcos'altro. Va bene, prenderò Michael Ok, sta andando a prenderla, quindi sappiamo dove trovarla adesso. Quindi sappiamo dove trovarla adesso, quando va a prendere suo figlio. Ok, pian piano, pian piano, pian piano. Allora, abbiamo un work easy. Qualcuno gli ha lasciato una review, groundskeeping. Quando ci sono queste musiche qua è bellissimo. Abbiamo una nuova recensione, una recensione del 14, quindi lei non era a casa, ma sta facendo qualcosa. E a quanto pare c'è un commento. E i commenti vuol dire che chi l'ha assunta ha ragione, cioè non avrebbe ragione di mentire. In questo caso è la signorina Swartz ha preso in questo caso 3 punti rispetto ai 5, quindi era più distratta del solito. E ha lavorato al Circle Mall. Il giorno dell'assalto. Sembrava distratta, come se non vedesse l'ora di andarsene via dopo 8 delle. Ah, non sentirsi bene dopo 8 delle 10 ore pianificate. Quindi non ha fatto tutto il lavoro e abbiamo. Era lì il giorno dell'attentato ed è anche uscita prima al lavoro. Quindi è stata lei, per quello che sembra. Quindi ha lavorato lì e anche al tempo, nei giusti orari. Quindi siamo riusciti ad associare la signora Matternova all'assalto. Sappiamo adesso dove trovarla. Non sembra una buona situazione per lei. Ok, abbiamo quello che ci serve. Vediamo allora. La sua conoscenza degli esplosivi dovrebbe aver aiutato a costruire le bombe. E tutto sembra che sia una mamma single che ha paura, è terrorizzata e si preoccupa per il figlio. E quindi ha deciso di fare una pazzia, diciamo, per cercare di sistemare la vita. Sembra il nostro primo sospettato. Vediamo di arrestarla allora. Vedrò di parlare con il mio superiore e chiederò l'autorizzazione. Continuo a osservare la signora Matanova per altre informazioni. Andiamo a vedere su Insider se c'è qualcosa di nuovo. Sul desktop c'è qualcosa che riguarda la browse inter. Idea. Si è disconnessa. Ok, è disconnesso il PC. Nella browse history c'era esattamente perché lei è andata a vedere la sua recensione. E a quanto pare c'è un'altra chiamata a Harrison. Una chat con Harrison addirittura. Ehi, Harry, sei lì? Oh, per favore, mi chiamo Ebenezer Scrooge. Perché tutti i fantasmi dei Natali passati vengono a ricercarmi? Perché tutte le ex che vengono da lui praticamente. Non ho tempo per scherzare. Perché non mi chiedi mai dei miei problemi? Perché lui giustamente è gelosissimo e super così. Sono appena tornato a casa. Ho lasciato il mio PC acceso questa mattina. E mi sono appena. Oh, mi ha scoperto. Sì, esatto. Ho provato a usare il computer, ma si è mosso da solo. Forse c'è qualche security app o cosa del genere. Quindi ho staccato la spina, quindi mi ha disconnesso. Sembra che tu abbia già risolto il problema. Quindi, prima sono stata contattata da uno strano tipo che sembra un hacker. Forse è stato lui a hackerarmi il PC e io ho staccato la spina apposta. Cavolo, quel tizio è proprio una seccatura. Credo che sia anche entrato nel mio account bancario. Invece sono stato io, non è stato l'altro. Però si sta prendendo la colpa quell'altro. Quindi a quanto pare mi ha contattato, mi ha provato a dire di dire le cose alle autorità, eccetera, eccetera, ma niente. Cosa ha fatto? Che cosa hai fatto? Gli ho detto di andarsene a fanculo. Did you really think he has something? Pensi che abbia qualcosa contro di noi?
Devo andare perché ho visto la polizia. Oh, dobbiamo intervenire. Ha visto la polizia. E quindi adesso scapperà. E dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare molto attenti perché potrebbe essere armata. Potrebbe essere armata. C'è qualcosa che possiamo controllare? C'è Juliet che sta chiamando Nina. No, Nina che sta chiamando Juliet. Ok, cerchiamo di stare molto attenti perché anche la musica suggerisce un momento intenso. Ehi, Juliet, grazie a Dio che lavori. Ho chiamato il tuo cellulare, ma non potevo trovarti. Ci sei? Nina, sono sola qua al lavoro. È tutto bene? Senti, non ho molto tempo. C'è uno psicopatico che sta arrivando da me. Mi sta stalkerando da giorni. Come uno psicopatico? Non posso spiegarti. Mi aiuterai? Certo, ma come? Do you know somewhere safe? Sai un posto dove posso tenere mio figlio per un po'? Non lo so. Dai, Juliet, pensa, per favore. Ok, adesso penso a un posto. È nel mezzo del nulla. Una casa di... No, aspetta, non dirlo, forse ci sta ascoltando. Cosa? È un hacker, forse si sta ascoltando. Lo sto ascoltando io, in realtà. Quindi probabilmente sente la mia chiamata. Stai scherzando? Forse sta ascoltando adesso? Eh sì, sto ascoltando, ragazze. Ma non sono un hacker io. Ok, quindi praticamente per fortuna che mi hai fermato in tempo, così non ti dico dov'è. Now where I work. Quindi sa dove lavoro. Aspetta un secondo, devo mettere qualche cosa. Bringing my gun. Ok, è armata. Segnaliamolo subito perché è armata. Armata e pericolosa. È una che viene fuori dall'esercito, quindi sarà abbastanza difficile, mi sa. Quindi stai attento a non farti uccidere. Devo. If I don't bring protection. Se non riesco. Ok, sta per uscire dal retro. Segnaliamo che sta per uscire dal retro. È atletica, ma è anche fortunata. Dobbiamo stare attenti. Quindi lei sta attenta. Tutto bene? Oh cazzo, Nina? Oh no, no, no! Mi ha vista. Sapeva che stavo salendo dalla finestra. Come? Cazzo. Cosa stai facendo? No, non me ne andrò senza aver combattuto. Ecco cosa. Nina, no! No. Mi prenderete. Le hanno sparato. Le hanno sparato. Ho perso la connessione con l'ufficiale sulla scena. Che ca. Voglio la mia connessione indietro, adesso. Finalmente. Ok, ce l'abbiamo fatta, però il target non ce l'ha fatta. Stata la sparatoria e dopo il primo colpo la squadra ha risposto e vabbè. L'abbiamo uccisa. Non volevo che succedesse. Chi è che scrive in questo momento, nel momento più possibile? Una giornata libera oggi. Mi secca perché. Vabbè, non potevamo fare diversamente. Questo è Abraham che scrive a Nina. E scrive: Nina, mi dispiace. Ok, quindi Abraham dice a Nina: mi dispiace veramente di averti tirato gli investigatori contro di te, ma francamente. Hai infranto le regole del nostro accordo. Le bombe dovevano essere dei warning, degli avvisi. To those are different per quelli che sono indifferenti. Quindi sappiamo che lui è il mandante che ha motivato Nina a compiere l'assalto. Quindi sappiamo, abbiamo ucciso il colpevole, ma non abbiamo trovato il mandante. E poi lei poteva semplicemente andare in carcere. Ah. Oh mio Dio.
quindi insieme hanno fatto questo casino. Non capisco perché, però questo cambia tutto. Dobbiamo trovare Abraham Gorlvitz. We'll need some rest. It has been one hell of a day. You may log out now. Quindi dobbiamo andarcene via. Abbiamo finito la giornata molto intensa anche oggi. Lui, Abraham dice, non dovevano essere uccise. Quindi lui ha dato un'istruzione sbagliata. Ha dato un'istruzione sbagliata, cioè ha detto fai delle bombe, ma non uccidere nessuno. Che è abbastanza così come cosa. Va bene, intanto vediamo di fare logout, così facciamo un riassunto di quello che è la giornata. La trama si infittisce, adesso siamo oltre la metà, ci mancano ancora il quarto e il quinto episodio e cominceremo ad arrivare alla fine. Troveremo questo Adam, che adesso è il nostro nuovo obiettivo. Allora, intanto abbiamo salvato il primo capitolo, era appunto salvare chi era nel centro commerciale, capirci qualcosa in più, e l'ultimo membro di Thoth, che era appunto del pensiero, che è appunto Nina, ne abbiamo saputo molto di più, tant'è che l'abbiamo portata a porre fine alla sua vita, purtroppo. Abbiamo scoperto qualcosina anche verso di loro, pian piano comincia a comporsi il puzzle. Ci vediamo quindi a un altro episodio, il quarto episodio, che sarà il penultimo della serie, perché tutti gli episodi in totale sono 5. E che dirvi, pensate, perché cosa si può complicare? È veramente Abrams il colpevole o c'è qualcosa che non torna? Perché provate a pensare bene, a mettere insieme i pezzi che abbiamo visto fino adesso e provate a giocarci su nei commenti, intanto che aspettate l'episodio 4. Io sono East Brave, grazie per la visione. Namaste, be brave.